Buonasera e benvenuti nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di questo case che ho trovato su Amazon con un'offerta a 12 euro. A me sembra un buon case, se devo essere sincero, anche se ha ba un basso costo. Si chiama Smazla Case per Raspberry Pi 3. Questo è quello che troviamo dentro nella confezione. Troviamo dei dissipatori che si collegano al Raspberry per abbassare la temperatura. Una ventolina e questo case. Ho deciso di fare questo video perché questo case non è facilissimo da montare, se devo essere sincero, non è molto intuitivo. Così adesso vi farò un video e vedrete come si monta. Vorrei dirvi una cosa comunque: controllate bene quello che trovate nella confezione. Per esempio, io ho trovato soltanto tre dadi che servono per chiudere il case e ho letto delle feedback di altre persone sempre su Amazon che anche altre persone hanno trovato qualche pezzo mancante. Quindi, se trovate qualche pezzo mancante, fatelo sapere subito ad Amazon che vi risolverà il problema. Come prima cosa vanno montati i dissipatori. Allora, i dissipatori sono tre e vanno montati così. Quello grande va montato qua. Quello piccolo va montato chiaramente sul chip piccolo e questo color rame va montato dietro, qui. Adesso effettueremo il collegamento. Ok, allora la maniera più semplice di montare il case è questo: bisogna smontare i pezzi e appoggiarli ognuno sopra l'altro. Ora bisogna lasciare montati, come vedete, tre pezzi. Controlleremo che il case sia montato bene nella scheda. Lo rigiriamo così con le prese USB rivolte verso di noi. E andremo a inserire di nuovo tutti i pezzi, schiacciandoli bene, stando attenti a non romperli. Si prende il case. Lo si gira e lo si monta così. Vi ho fatto montare la ventola in questa posizione per trovarvi a questo punto così. Collegheremo il cavo rosso nel penultimo piedino e il cavo nero nel terzultimo piedino. Ora siamo pronti per chiudere il case.
Non so se si vede, la ventola sta girando. Perfetto, il case è finito.